Esercizio numero 2 sulla conduzione termica, cioè la legge di Fourier. La parete esterna di una stanza d'appartamento larga 5 metri e alta 3 metri e mezzo è costruita con un pannello in legno di spessore 20 cm. La temperatura all'interno della stanza è 18 gradi centigradi, all'esterno è 5 gradi centigradi. Quante calorie di calore passano dalla stanza all'ambiente esterno nell'arco di una giornata? Ovviamente passano da dentro a fuori perché la temperatura all'interno è più alta, all'esterno è più bassa. Se fosse il contrario, per esempio d'estate, il calore passerebbe da fuori a dentro, perché il calore passa sempre dall'ambiente più caldo all'ambiente più freddo. Ora fate pausa, stop, al video e cercate di risolvere questo esercizio da soli, poi semmai guardate lo svolgimento. Questo è lo svolgimento, la parete. La faccia che sta all'interno è questa, 18 gradi centigradi, la faccia che sta all'esterno è l'altra, 5 gradi centigradi. Qui la parete vista di profilo, quindi questo spessore è questo qua, questi sono 20 centimetri, e la faccia esterna sta a 5 gradi centigradi, la faccia interna a 18 gradi, questa sarebbe la stanza. Lo spessore abbiamo detto 20 centimetri e l'area A, della parete è l'area di un rettangolo 5 per 3,5 metri quadrati, quindi sono 17,5 metri quadrati. Scriviamo quindi la legge di Fourier della conduzione termica: il calore che passa in tot tempo è uguale al coefficiente di conducibilità termica. Questo è un tipico errore degli studenti, di confonderlo con il coefficiente di dilatazione termica lineare. E qui non c'è dilatazione termica lineare, c'è invece la conduzione termica, quindi lambda non va confuso con il coefficiente di dilatazione. Poi va moltiplicata per l'area della parete diviso lo spessore, è logico perché più è grande l'area della parete, meglio passa il calore, quindi ne passerà di più. Più invece è grande lo spessore della parete, meno passerà calore, quindi ne passerà di meno. Ecco perché D sta al denominatore, e poi naturalmente c'è il gradiente termico. Maggiore è la differenza di temperatura tra dentro e fuori, e più calore passerà. Questo gradiente termico, o si può chiamare anche differenza di temperatura, non variazione di temperatura, perché qui le temperature non variano. Fuori è sempre 5 gradi, dentro è sempre 18 gradi, quindi non ci sono variazioni di temperature, ci sono differenze di temperature, c'è cioè un gradiente termico. La formula è questa, abbiamo tutti i dati. Basta calcolare l'incognita, che è quanto calore passa. Quindi formula inversa, basta moltiplicare il tempo qua a destra. Questo tempo è di una giornata corrisponde a 24 ore. 24 ore, ogni ora è fatta da 3600 secondi, quindi in un giorno ci sono 86.400 secondi. Andiamo quindi a sostituire gli altri dati. D, 0,20 metri, 20 centimetri, l'area l'abbiamo calcolata prima, base per altezza 5 per 3,5, 17,5 metri quadrati, e delta T abbiamo detto 86.400 secondi. Il gradiente termico delta T, da non confondere delta T maiuscola con delta T minuscola, gradiente termico tra 5 e 18 gradi ci sono 13 gradi centigradi, ma anche 13 Kelvin è lo stesso, perché quando andiamo a calcolare una differenza fra due temperature, le differenze sono identiche se espresse in gradi centigradi o in Kelvin. Infine c'è da andare a trovare il coefficiente di conducibilità termica del legno. Qui c'è un file dove io ho scaricato alcuni dati da internet, alcune grandezze fisiche. Calori specifici no, perché qua non è un problema sui calori specifici. Quindi scendiamo giù, andiamo a vedere. Coefficiente di dilatazione lineare no, perché abbiamo detto non è una dilatazione lineare, non bisogna farsi confondere dall'utilizzo del simbolo lambda. Calori specifici no, continuiamo. Conducibilità termica. Sì, infatti è la conducibilità termica. Andiamo a vedere il legno, qui di legno ce n'è uno solo, legno di pino bianco, quindi immaginiamo che il pannello sia di questo legno qua. 0,11, l'unità di misura è watt fratto metro Kelvin. In questa tabella il coefficiente di conducibilità termica non è indicato con il simbolo lambda, ma con il simbolo K. Quindi andiamo a sostituire questo 0,11 watt su metro Kelvin. E infatti eccolo qua, lambda, coefficiente di conducibilità termica. A questo punto andiamo a vedere le unità di misura. Tutti i metri si semplificano perché l'area, metri quadrati, ma ci sono anche 2 metri al denominatore perché uno sta nello spessore e l'altro sta nel coefficiente di conducibilità termica. Quindi metro, metro, metro quadrato si semplificano. Anche Kelvin e Kelvin si semplificano.
e watt, che andrebbe pronunciato watt, dal nome di James Watt, il fisico inventore anche inglese, inventore della macchina a vapore. Quindi il watt è joule al secondo. Quindi secondo e secondo si semplificano e rimane joule, come è giusto, perché stiamo calcolando una quantità di calore. Si può esprimere sia in calorie che in joule. Infine andiamo a fare il calcolo numerico, semplicissimo, 0,11, 17,5, basta moltiplicare e dividere, otteniamo 10,8 milioni di joule. Ma siccome il testo del problema chiedeva le calorie che attraversano la parete in una giornata, allora dobbiamo fare la solita equivalenza che un joule è circa un quarto di caloria, è una caloria diviso 486, quindi otteniamo 2,6 milioni di calorie. Milioni si dice mega e si indica con la M grande, quindi 10 alla sesta si indica M grande, quindi 2,6 mega calorie. Queste sono le calorie di calore che passano attraverso questa parete in una giornata, per effetto della conduzione termica, che è causata dal gradiente termico, la differenza di temperatura tra le due facce della parete.